per favore, aspettate un attimo. Dai, vai. Ok. Boh. Bene. Allora. Marcello sta lottando. Aspetta. Shh. Vai. Allora, ragazzi, buonasera, amici. Siamo qua in Corso Galileo Ferraris 30 a Torino con la dottoressa Silvana De Mari. Salutiamo l'avvocato Gianfranco Amato che ci vede da casa perché è rimasto bloccato con la nebbia. Perché, ragazzi, la verità ci fa liberi, ma per il momento la verità fa paura e tutti i nostri amici con la bocca tappata per dimostrare quello che sta capitando nella nostra società oggi. Silvana, cosa ci dici? In primo luogo volevo ringraziare gli amici della polizia che, come ormai è diventata un'abitudine, sono qui a proteggermi. In secondo luogo vorrei rapidamente dire cosa avrei detto se avessi potuto parlare in questa sala. Una sala di cui che Angela ha prenotato un mese fa, già pagata, e dove invece non abbiamo potuto parlare perché, beh, insomma, cosa è stato detto, siamo argomenti sensibili, poi ci sono polemiche. Quindi fatemi capire, ci può parlare in questa nazione solo dove non ci saranno polemiche? Questo vuol dire che la libertà di parola è stata annientata. Poi vorrei aggiungere un'altra cosa, che io sono imputata in un processo, anzi sono condannata in un processo, per alcune cose mi hanno assolto, ma per un paio mi hanno condannata. Quindi si sta tappando la bocca a un imputato, si sta tappando la bocca a qualcuno che... Vi rendete conto di cosa vuol dire? Cosa avrei detto se mi avessero permesso di parlare in questa sala? Avrei ripetuto le parole di Richard Cohen, ex gay e psicoterapeuta. Nessuno nasce gay, non è nulla che abbia a che fare con l'identità. È un comportamento, nessuno sceglie di provare attrazione per il proprio sesso. Succede quando è successo qualcosa nella vita di una persona per cui non è riuscito a identificarsi col genitore dello stesso sesso. Ma soprattutto è qualcosa, è un comportamento che, come è stato appreso, può essere disappreso. Non lo sa nessuno, è uno dei segreti meglio custoditi, ma gli ex gay sono molto più numerosi dei gay. E soprattutto, quando poi scrivono i loro libri, ci raccontano di come stiano enormemente meglio e ci dicono: ma era una vita assurda, perché nessuno ci ha fermato? Abbiamo statistiche mediche tragiche. Le persone, i cosiddetti omosessuali maschi, in particolare il tipo chiamato brutalmente bottom, noi potremmo dire passivo in italiano, moltiplicano per 40 i loro rischi di malattie. I gay sono il 2% della popolazione, ma sono la metà dei casi di nuovi casi di AIDS e l'80% dei nuovi casi di sifilide. La sifilide sta diventando resistente agli antibiotici e comincia a essere in alcuni punti il dubbio che alcuni ceppi di AIDS stiano diventando resistenti agli antiretrovirali. Qualcuno si rende conto della gravità di quello che ho detto? E mentre questi dati agghiaccianti stanno seppellendo il mondo, noi finanziamo i Gay Pride. I Gay Pride sono osceni, l'ha detto gay.it, posso citare il punto in cui è stato detto. Il Pride deve essere osceno, altrimenti non funziona, questo trattato Pride vuol dire orgoglio, uno dei vizi capitali. Osceno, ho guardato sul dizionario, tre cani, vuol dire due cose, o molto molto brutto, beh in effetti sono proprio brutti, oppure che offende la morale pubblica. Beh, perché io devo finanziare qualcosa che offende la mia morale? I Pride sono anche sempre più blasfemi, anche questo è scritto, è necessario che siano blasfemi perché altrimenti non funziona, l'orgoglio non scatta. Qualcuno ha una qualche idea di cosa voglia dire? Non parlo di noi cristiani, perché noi siamo cristiani di serie Z. I cristiani occidentali, diciamocelo francamente, siamo cristiani di serie Z. Ma qui ci sono anche cristiani di serie A, che sono i copti scappati dall'Egitto, che hanno visto i loro parenti ammazzati nelle chiese. Ci sono i cristiani pakistani, scappati dal Pakistan. Che cosa pensate che pensino questi cristiani che sono dovuti scappare perché le loro chiese bruciavano, a vedere la loro religione calpestata, a vedere parodie di Cristo e della Madonna col sindaco con la fascia tricolore che capeggia il Gay Pride? Scusate, c'è ancora un articolo 3 della Costituzione in questa nazione che dice che ognuno deve avere il diritto di conoscere la propria religione anche senza essere deriso, anche senza vedere che le istituzioni deridono la tua religione. C'è ancora un articolo 21 della nostra Costituzione? Allora, in base all'articolo 21 dichiaro quanto sopra. Tutti i movimenti LGBT in Italia, se questa affermazione che sto facendo è falsa, segnalatemelo, sarò ben lieta di accorgermi che ho sbagliato. Tutti i movimenti LGBT in Italia, tutti, riconoscono Mario Mieli come un loro preziosissimo intellettuale.
Io non ricordo, se qualcuno l'ha fatto, io non me ne sono accorta, mi scuso, sarò felicissima di essermi sbagliata, di un movimento LGBT italiano o straniero che abbia preso le distanze da Mario Mieli. Mario Mieli, morto suicida a 31 anni, che in spettacoli teatrali mangiava gli escrementi suoi e del suo cane, e a chiunque non sia completamente stupido, non sfugge che questa non, altro non era che una richiesta di aiuto. Una richiesta di aiuto di una persona che aveva problemi drammatici di autodistruzione, si è suicidato, e che aveva bisogno di un adulto sano di mente che andasse a fermarlo, a dirgli adesso tu ti metti seduto e tu io parliamo. In questo suo libro, in innumerevoli punti, Mario Mieli parla a favore della pedofilia, significato di pedofilia, attrazione erotica per i minori. Lui dice, noi checche rivoluzionarie, noi sì che possiamo capire l'eros dei vostri figli, noi possiamo accoglierlo, noi faremo l'amore con loro. Questa elogio alla pedofilia è ripetuto in numerosi punti del libro, non è solo in questo punto qua. La prima parte della frase, lui sta denunciando la sua pedofilia, che ripeto, vuol dire attrazione erotica per i minori, non vuol dire aver messo le mani sui bambini, quello è abuso su minore. Molti usano i termini scorrettamente, non sono responsabile del fatto che molti giornalisti usano i termini scorrettamente. L'ultimo pezzo della frase, noi faremo l'amore con loro, porca miseria, questo è apologia di abuso su minore, che è un reato specificatamente sottolineato dalla conferenza di Lanzarote che l'Italia ha firmato. Quindi, un tizio che ha scritto un libro che contiene un'apologia di abuso sessuale su minore, ha dato nome a un circolo che riceve fiumi di denaro dallo Stato per mandare in giro psicologi. Ci sono gli psicologi del Mario Mieli, la psicologa del Mario Mieli, una psicologa che arriva da un circolo intitolato a uno che dice noi faremo l'amore con loro. Come può accogliere il dolore di un ragazzino di 11 anni che ti dica io l'anno scorso sono stato stuprato da mio nonno, scusate, sul libro Elementi di critica omosessuale è specificato che non bisogna assolutamente impedire che i bambini vengano erotizzati. Quindi lo Stato italiano fornisce fiumi di denaro ai movimenti LGBT, io devo dire che queste, che quello che loro dicono, che quello che loro fanno, i loro libri, per esempio Mario Mieli, abbiano un valore. Quindi la battaglia continua, questo è solo l'inizio. Non sono i 100 metri, è la maratona. Adesso ricordiamo l'appello e adesso diventeremo anche un filino più aggressivi. La battaglia sta già dando risultati spettacolari, perché adesso persino il Corriere o la Repubblica devono riportare le mie idee, per disapprovarle, certo, ma poche storie devono riportarle. Spesso le mie parole sono state travisate. Per esempio, non ho mai detto l'idiozia che ha pronunciato il Pubblico Ministero e riportato il Fatto Quotidiano. Credo che potrei denunciarli, penso proprio che lo farò. Chi tollera l'omosessualità tollera anche la pedofilia, perché è una frase idiota e completamente falsa e non l'ho mai pronunciato. E chi me l'ha attribuita adesso cominci anche a rendersi conto che avrà qualche piccolo problema. Soprattutto mi stanno arrivando una marea di messaggi. Messaggi di gay che vogliono smettere di essere gay. Messaggi di gay che non vogliono smettere di essere gay. A cui domando, scusi, ma lei perché si rivolge a me? Di lei mi fido, lei dice la verità. Scusi, dottoressa, ma è vero che quando vado al patouage poi mi devo lavare le mani con la mucchina? Sì? Cos'è il patouage? Non lo sapete? Ma guardate su internet. I patouage sono i luoghi, elencati da tutti i siti gay per ogni città, dove ci si incontra di notte per fare sesso a casaccio. Io lo riconosco già perché me lo raccontavano i miei pazienti gay. Ma andate su internet. A Torino i più famosi sono la Pellerina, Stupinigi e il Cimitero Monumentale. I cimiteri sono sempre luoghi di battuage, a poche decine di morti dei nostri, a poche decine di metri dei nostri morti succede questo, perché hanno dei gran bei parcheggi e questi parcheggi la notte sono deserti. E i vari Pride di Torino, il Castello di Bologna, il Mario Mieli, i sindaci. Nessuno ha mai pensato, visto che l'elenco dei battuaggi ce l'avete su internet, non mi rompete l'anima fingendo di non sapere, di mettere i distributori di amuchina. Dottoressa, ma devo lavarmi le mani? Eh sì, ma a noi non fa schifo? Sì, lo so. Coloro che praticano erotismo anale non trovano più la normale ripugnanza per le feci che abbiamo noi che non lo pratichiamo. Leggete il tripudio per l'amore feroce, la coprofilia di Mario Mieli, scritta sui suoi testi, e la coprofagia di Mario Mieli. Quindi, se io non mi lavo le mani, posso
ammalarmi io, sì, puoi anche far ammalare tutti quelli che condividono con te la cucina. Se non ci avevo mai pensato, la CIGAI non te l'ha detto, beh, meno male che ci sono io. Quindi se ho evitato anche solo un'epatite A o anche solo un'infezione da Escherichia coli, bene, allora ho fatto il mio compito di medico. E vorrei aggiungere un'altra cosa, chiedo scusa per l'arroganza, d'accordo, ma insieme all'intolleranza è una delle mie migliori doti, entrambe ereditate da mio padre. Mi paragono a Semmelweis. Il dottor Semmelweis era il medico della clinica ostetrica di Vienna. Maria Teresa d'Austria donò a Vienna una clinica ostetica per ringraziare dei suoi numerosi parti andati bene. Questa clinica era divisa in due parti, una parte affidata alle suore e una parte affidata agli studenti di medicina. Nella parte affidata agli studenti di medicina, le donne morivano come mosche di un'infezione settica, la cosiddetta febbre polperale. Partorivano e morivano. Semmelweis, poveraccio, non aveva la teoria microbiologica, ma intuì che la cosa doveva centrare col fatto che gli studenti di medicina facevano le autopsie. Quindi le loro mani erano sporche di cadavere. E poi era una spacconata non lavarsi le mani. Così come una spacconata per quelli che vanno ai battuage non lavarsi le mani, lo so perché sono 20 anni che me lo raccontano. E con quelle mani andavano a visitare le donne che morivano. Semmelweis mise obbligatorio il lavarsi le mani col fenolo, che era una sostanza disinfettante, cosa che lui non sapeva, ma sapeva che se ti lavavi le mani con quella roba lì poi non c'era più l'odore di cadavere. Quindi se non c'era l'odore non c'era neanche la materia. E le morti crollarono. Dopodiché l'hanno cacciato, offesi, ha osato dirci che dovevamo lavarci le mani col disinfettante e hanno smesso di lavarsi le mani e le donne hanno cominciato a morire. Ma grazie a Semmelweis, una dopo l'altra, le cliniche ostetiche hanno messo obbligatorio il lavaggio con le mani e lui si è suicidato. Stava facendo un'autopsia davanti agli studenti, gli spiegava per l'ennesima volta che dovevano lavarsi le mani, questi ridevano. Lui si è piantato un bisto in una mano dicendo che sarebbe morto da lì a 4 giorni di febbre corporale, cosa che è successa. Quindi la battaglia continua, è un comportamento che può essere disatteso, non è un'identità e non è una malattia. La scabbia è una malattia, la tubercolosi è una malattia, il cancro dell'ano, che negli omosessuali maschi è 17 volte più frequente che nel resto della popolazione, sono malattie. L'usare l'intestino di un altro, l'ultimo pezzo dell'intestino di un altro uomo come giocattolo è un comportamento. È un comportamento biologicamente disfunzionale, sono disposto ad andare sul rogo per questo, ma soprattutto che può essere disatteso. E quando finalmente viene interrotto, ma leggete i libri degli ex gay, leggete Ero gay di Luca Di Tolve, leggete Riscoprirsi normale di Jack Cohen, leggete Swallowed by Heaven, sputato dall'inferno di Joseph Shambra. Dicono, questa è la vita, perché nessuno mi ha avvertito? Beh, io ti ho avvertito. Grazie a tutti, arrivederci e grazie alle meravigliose persone che sono qui. Allora, cari amici, andate tutti. Il GAM questa sera diciamo andate che non ha fatto una bella figura, ma noi che siamo uomini e donne liberi, siamo liberi di dire le nostre verità anche all'aperto, non abbiamo bisogno di muri, anzi abbiamo bisogno della libertà che il mondo ci offre, di parlare in mezzo alle strade, di parlare alle persone, di stare con le persone che vogliono ascoltare gli argomenti che persone coraggiose come la dottoressa Di Mari sono capaci di portare avanti con verità e coerenza. Quindi al GAM di Torino noi questa sera diciamo grazie per non averci ospitati, perché non ce ne saremmo fatti niente di stare in una sala pagata per non avere poi il coraggio di portare avanti la testimonianza fino in fondo, di accettarci. Il GAM di Torino ha dimostrato la scelta che ha fatto e noi questa sera qua, insieme a tutti questi amici che hanno sfidato anche il freddo, fa molto freddo, ma in nome di una verità che vuole rimanere libera, un'opposizione al pensiero unico dominante, vi salutiamo e vi diciamo, noi ci siamo e ci saremo, non sappiamo per gli altri, ma noi lo sappiamo. Buon Natale a tutti. Ciao. Auguri.